Un pochettino si è venuto. Ma che mi fate i piedi? Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata. Oddio, ma che capelli c'ho. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora, in questo periodo sto riempiendo di scherzi a Daniele, ma se li merita, ragazzi, se li merita, a parte che perché mi diverto, piacciono a voi e ci divertiamo insieme a fare gli scherzi. Oggi sarà un video molto particolare, uno scherzo molto particolare. Ma prima di iniziare questo video, se vi piacciono gli scherzi, ovviamente mettete un bellissimo pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche. Arriviamo a 7.000 like per questo video. Se volete un altro scherzo a Daniele, infatti non vedo l'ora di farne un altro. Oggi sarà un video un po' particolare perché, come avete letto dal titolo e visto l'immagine di copertina, andrò a riempire di tatuaggi Daniele, ma non dei tatuaggi qualunque, i tatuaggi nuovi dei miei contro te. Ok? Quindi io andrò a riempire tutto il corpo di Daniele, perché in questo momento Daniele non lo sa. Io sto facendo questo video perché sta dormendo. Dopo ve lo faccio vedere se non ci credete. Daniele sta dormendo nella stanza, sta sul letto con Yuki. Lui il pomeriggio sono le 3, non si vedrà mai l'orologio. È là però, cioè, spero si veda. Sono le 3 meno. O le 3:10, non chiedo se. Boh. Le 3 meno 10, ok, sono le 3 meno 10 del pomeriggio. E Daniele, dopo pranzo, fa sempre la pennichella, dorme. E quindi, quale momento adatto per fare il tatuaggio a Daniele? Allora, adesso vi faccio vedere. I tatuaggi sono bellissimi. Fatti così: sono sticker tattoo dei miei contro te. E sono questi qua. Allora, leggiamo un pochettino: box da 24 confezioni, rivista più 15 sticker tattoo miei contro te, di cui 3 maxi e 12 normali, suddivisi in 3 fogli da 5 da ciascuno. Li trovate in edicola. E quanto costano? 2,50 € l'uno. Allora, ne prendo alcuni, vediamo. Penso che uno possa bastare, guardate. Ora lo apriamo insieme. Allora, questi tattoo che c'è scritto. Ah, qua ci sono tutte le istruzioni, ragazzi, che adesso andiamo a vedere. Ovviamente io li devo tagliare, li devo ritagliare tutti. All'interno 15 sticker tattoo. Puoi applicarli facilmente sulla pelle. Con lo stesso metodo anche su borracce, tazze, copertine. Oh, quindi io posso andare a riempire la tazza preferita di Daniele dei tatuaggi dei miei contro te. No, vabbè, adoro, glielo devo troppo fare. Allora, la pelle deve essere pulita e asciutta. Poi devi ritagliare ovviamente il tatuaggio. Eccoli, c'è la rivistina dei miei contro te, con i miei contro te. E poi ci sono i vari tatuaggi. Ci sono 3 tattoo, ovviamente, adoro. Allora, vediamo. The Queen, me contro te. No, vabbè. Allora, ve li faccio vedere. Poi possono essere diversi uno dall'altro. Allora, mi è uscito questo, c'è questo, c'è questo. Poi ne voglio andare ad aprire un altro, magari insieme a voi, vediamo quali mi esce. Cioè, immaginate Daniele ricoperto di questi tatuaggi. La porta della cucina è chiusa, la porta di Daniele è chiusa, quindi è impossibile che mi possa sentire. I genitori di Daniele sono a letto, quindi bene. Ma ce ne sono ancora diversi. È uscito questo, questo e questo, raga, quindi cioè, possiamo proprio sbizzarrirci proprio con le idee. Meraviglioso. Allora, vediamo. Ma pure questo è molto carino. Allora, si ritaglia il personaggio che volete farvi o sulla pelle o sulle tazze, che ne so, per personalizzarle. Poi premi la parte adesiva del tatuaggio sulla pelle, fai aderire con la pressione. Inumidisci il retro del tatuaggio con una spugna bagnata, aspetta 30 secondi e rimuovi la carta. Il tatuaggio è impermeabile, puoi rimuoverlo con l'acqua e sapone. Quindi, raga, noi andiamo a fare questa cosa. Vado a prendere un paio di forbici, vediamo se Daniele ce l'ha qua, non le vedo. Vado a prenderle in bagno, anzi, voi mi fate compagnia. Prendiamo le forbici in bagno. Vediamo un pochettino, aspettate. Prendiamo le forbici in bagno. Ta 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 ta, e andiamo a ritagliare le varie formine dei miei contro te. Allora, vediamo un pochettino. Vado a prendere questo tatu qui. Lo vado a mettere qua. Oddio, questa è la tazza di Daniele con la quale fa praticamente colazione tutte le mattine. Lo faccio aderire bene e vado a tamponare con una spugna, con la spugnetta bagnata d'acqua. Vediamo un po' cosa succede, ragazzi. Questa è una prova, così dopo lo vado a fare su tutta la pelle di Daniele, perché Daniele sta dormendo con la faccia verso la finestra. Vediamo un pochettino cosa succede. Vediamo un pochettino se è venuto.
sulla tazza. Oddio, Daniele sarà arrabbiatissimo perché io ho rovinato la tazza con la quale io ho rovinato. Ovviamente voi potete farle sulle tazze sempre con il consenso dei vostri genitori. Potete farlo sulle tazze, sui quaderni, sulle magliette. E viene da Dio. Oddio, sembra bello. Oddio, ma è fantastica. Meraviglioso. Bene, bene, bene. Allora, adesso ci vuole pochissimo per farlo, quindi vado a ritagliare un paio di tatuaggi, questo con gli unicorni, io lo devo fare in fronte, ragazzi, adoro. Allora, ragazzi, ne ho tagliati un bel po'. Vado a ribagnare la mia spugna e andiamo insieme nella stanzetta, andiamo a fare questi tatuaggi a Daniele, perché dovete sapere che Daniele quando dorme non sente mai le cannonate, non sente niente. Ve lo posso assicurare, posso fare la qualunque, qualsiasi rumore, ma lui non si sveglia. Bruciamo le dita, speriamo che Daniele non si svegli. Secondo voi Daniele si sveglierà, sì o no? Rispondetemi sotto nei commenti. Che hai fatto? Niente, no, era Yugi, stava... E dormi. Ragazzi. Che stai facendo? Niente, stavo qua pulendo un attimo sopra la scrivania che... È tutto sporco. Che stavano le tutti i peli, le cose. No, mi sentivo toccare. Ma quando mai? Ma Massimo è Yugi, mica sono io. Un altro po' vuoi stare? Vuoi dormire? Sì? Ok. Dormi una schifezza. Stanotte hai dormito male? Faceva caldo. Faceva caldo? Mm-hmm. Lo so. In testa. Che c'è? Cosa c'è, Daniele? Ma io sei così mi contro te, che roba è? Che c'è, Daniele? Io ti consiglierei una cosa. Ti consiglierei? Ma che mi hai fatto i piedi? Ti consiglierei? Hai fatto due cene contro te. Ti consiglierei di andarti a guardare allo specchio. Ma che cosa hai fatto? Io ti consiglierei di andarti a guardare allo specchio. C'è un suo neanche in Santa Pace, no. Io ti consiglierei di andarti a guardare lo specchio, Daniele. Ma quando me l'hai fatti? Ti consiglierei di andarti a guardare vivamente allo specchio. Cioè, hai fatto tatuaggi dei miei. Come non ti piace? Ma non ti piace? Come non ti piace? Ah, me l'hai fatto in fronte! E ti devo dire pure un'altra cosa. Sto dormendo, che fatti, c'è? Fatti vedere. Che cos'è? Ma si leva mo sto coso? No, mi sa di no. Ma come no? Vuoi provare? Ma non ti sei visto sulle gambe? Ma si leva. Non ti sei visto sulle gambe? Ma sì, ma infatti mi sentivo qualcosa. Non era Yugo. Ma dopo quanti me ne hai fatti? Cioè, ti approfittavo di me che stavo
dormendo perché non ho dormito lo so. Cioè, mi hai fatto il tatuaggio sul tatuaggio, praticamente. Sì, e ti consiglio anche un'altra cosa, vai a vedere in cucina. Tonio Tazzo. Ya, yeah, il tatuaggio in coppa tazzo. Cioè, mentre uno dorme, c'è tu organizzato i video per i tatuaggi dei miei contatori. Certo, e adesso tu sei fashionissimo perché hai addosso gli sticker tattoo dei miei contro te. Ringrazia perché te ne potevo fare anche di più. Vai a vedere se si tolgono con acqua e sapone. Ya, yeah, da qua in fronte no però, ya. Yeah. Si tolgono, si tolgono, si tolgono. Ragazzi, mamma mia, questo ragazzo. Ma come si fa? Ti tatuaggini addosso, cioè non lo so. Ya, yeah, ma come si è tolto? Ma che ti lamenti a fare? Guarda, con acqua e sapone si toglie tutto. Allora, raga, io sono... Ma come li leghi tu sti tatuaggi? Non ti tolgo proprio niente. Vai in giro con i tatuaggi. E io sono contenta. Ok, ragazzi. Allora, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e strappato un sorriso. Così andavi in giro con i tatuaggi dei miei contro te. Grazie mille a tutti. Noi mandiamo un bacione. Un abbraccio, Daniele sarà felicissimo dei tuoi tatuaggi. Sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Peace. Ciao.